Ben ritrovato, direttore. Buongiorno a tutti. Allora, l'altro giorno hai titolato "I risparmi nel materasso, gli italiani hanno paura più delle banche che dei banditi". Eh beh, è un po' così, perché tutti i fatti accaduti recentemente, ma anche in passato, dimostrano che le banche fanno strame del denaro che i cittadini depositano. La cosa che più stupisce è che le banche siano molto numerose, tant'è che anche a Milano ogni 10 passi trovi la succursale di una banca. Ci sono più banche che edicole. E questo nonostante che i clienti ormai facciano le loro operazioni online, quindi è chiaro che sono in difficoltà economiche le banche. Poi hanno 190 miliardi, che è una cifra esorbitante, di quattrini che non riescono a riscuotere, quindi gente che si è fatta prestare dei soldi e non li restituisce. Ora, se una banca è così stupida dal dare dei soldi a chi non fornisce le garanzie, vuol dire che lavora veramente con i piedi. Ecco, però si parla, scusami, di 150 miliardi di patrimonio nascosto. Cosa, vengono ad aprirci il materasso perché siamo dei potenziali? Almeno quello speriamo che non lo facciano, e credo che non lo possano fare, ma leggendo anche i commenti dei giornali mi sembra di capire che si considerano dei criminali coloro che hanno dei quattrini contanti, mentre non è assolutamente reato. È reato, diciamo così, non pagare il fisco, ma chi ci dice che i signori che hanno dei contanti non hanno pagato il fisco? Se io guadagno 3.000 euro al mese e 2.000 li deposito in banca per le mie normali operazioni e 1.000 me li tengo in casa, li metto nel materasso dove voglio, dov'è il reato? Io su quei 3.000 euro ho pagato le tasse. Quindi trovo che sia veramente scorretto criminalizzare chi risparmia e non si fida delle banche. Facciamo in modo che le banche lavorino bene e non falliscano. E soprattutto il governo non minacci ogni 2x3 di fare la patrimoniale, perché se tu poi i soldi in banca ti fanno la patrimoniale, come è già successo in passato, ricordate Amato che fece quel prelievo sai notte. Che c'è un sacco di gente che, come i ladri di notte, no? Sì, un sacco di gente che se lo ricorda e un sacco di gente che c'ha un bel dente avvelenato, sta non roba solo, beh, ha paura che succeda ancora. Se, con la patrimoniale addirittura potrebbero esserci delle sorprese molto cattive, quindi trovo del tutto normale che il cittadino si difenda tenendosi del contante. Molti mettono i soldi nelle cassette di sicurezza, non tutte in una banca, in varie cassette di sicurezza, perché in caso di fallimento ti fregano i soldi anche che hai nelle cassette. Quindi siamo veramente di fronte a uno Stato che ci mette 5 minuti a diventare bandito. Sta storia dei soldi nascosti mi fa venire in mente un'altra parola: corona, che non c'entra niente con l'italiano medio, che risparmia. Gli hanno beccato dietro la parete della segretaria 1.700.000. Questo dimostra che Corona, più che un delinquente autentico, è un cretino. È un cretino che, voglio dire, è appena uscito di galera per grazia ricevuta e poi si mette a fare queste cose. È chiaro che è un reato fiscale questo, certo, che forse non merita neanche. Ha anche detto lui, però, ci avrei pagato le tasse. Sì, vabbè. Li nascondeva nel... Cioè, no, le tasse non le avrebbe pagate, altrimenti avrebbe messo in banca almeno una parte. Poi c'è anche un'esportazione, pare, di denaro in Austria, ma lì bisognerà vedere come fanno le indagini. Certo è che tutti quanti ci chiediamo come ha fatto in un anno un signore come Corona, che non ha un'attività chiara, a guadagnare più di 2 milioni di euro così, senza mai fare una fattura, voglio dire. È un po' stravagante la cosa. Cioè, tu dici, normale, sono più stupidi quelli che glieli danno. Ah, quelli sono cretini totali. Ma lì probabilmente sono discoteche, luoghi pubblici, e l'intervento di Corona evidentemente è uno spettacolo, secondo questi signori. E però se lo fanno, se versano tanti quattrini a Corona, vuol dire che hanno la loro convenienza, questo bisogna anche dirlo. Però è stupefacente. Ma adesso lo butteranno via la chiave, secondo te, o torna fuori fra un po' e ne fa un'altra? Con un reato fiscale non so se starà tanto in galera, perché tra l'altro allo Stato converrebbe fargli pagare le tasse,
su quei quattrini e dopodiché evitare di mantenerlo in carcere, seguendolo però poi quando dovesse tornare libero. Allora, senti, l'altro giorno hai fatto un'apertura bellissima, perché non la fa nessuno, ed è la verità, è licenza di uccidere i nostri vecchi. Perché capita di tutto i nostri vecchi, la stiamo vedendo tra l'altro quella prima pagina, capita di tutto i nostri vecchi. E... Sì, sì. Poi i numeri sono impressionanti, perché giustamente si parla anche di femminicidio, che è una cosa un po' stravagante come termine, allora, comunque in effetti molte donne vengono addirittura martoriate da parecchi uomini, e quindi è una cosa grave. Però i vecchi che subiscono 10 volte i torti che subiscono le donne, chissà perché di loro non se ne... I vecchi che hanno fatto grande l'Italia, che sono fatti un culo così per portarci a sto punto. Perché il vecchio è debole per definizione. Se tu devi rapinare qualcuno, non rapini un giovanotto alto e robusto che poi magari ti rifila un cazzatone in faccia. Rapini una vecchietta o un vecchietto fragili, incapaci di difendersi, e questo è questa è una sorta di incentivo per i criminali, però nessuno se ne occupa, non vengono protetti adeguatamente gli anziani, che sono in balia dei delinquenti, specialmente quelli che arrivano dall'estero, cioè i profughi, non so come adesso cambia nome. Sì, perché ci rompono le balle a seconda del nome che usiamo, perché se usiamo un nome delicato siamo bravi giornalisti, sì, se no siamo se li chiamiamo per nome siamo delle merde noi. Insomma. Esattamente così. Anche a me capita, ogni tanto mi chiamano, mi dicono hai detto questa parola, ma vuol dire quella roba là. Una volta io ho fatto un titolo per dare ragione agli extracomunitari che venivano trattati male in Calabria, non ricordo il nome, Rosarno. Forse era Rosarno, la roba delle arance, la raccolta delle arance, una cosa veramente spaventosa. E allora, siccome davo ragione a questi immigrati che protestavano per i maltrattamenti che subivano, e ho fatto: hanno ragione i negri, mi hanno processato. Non hanno, diciamo, badato al fatto che io li difendessi, questo era secondario, addirittura ininfluente. Mi hanno processato per la parola negri, per fortuna mi hanno anche assolto, perché era paradossale. Sì, però vuoi mettere la rottura di coglioni della perdita di tempo, andare là? E poi anche il timore che ti possano sospendere dall'ordine, e mentre sei sospeso o peggio radiato non puoi lavorare, non puoi firmare. Siamo alla follia. Sarebbe l'abolizione dell'ordine immediata. Ecco, dopo ci fanno un altro processo, se diciamo questa roba. Un'opinione, non credo. Non si sa mai. Senti, a proposito di vecchi, è l'Italia il paradiso degli ottantenni? Sono ormai il 6,5% della popolazione, record in Europa, aumentati di un terzo in 10 anni, sul reddito siamo giù, ma sul fatto degli ottantenni, questa è una buona notizia, campiamo tanto, vuol dire che la sanità non è che funzioni così male come si dice, almeno in certe zone del paese, in altre funziona malissimo, lo sappiamo anche il perché. Poi c'è da dire che anche Milano, che tutti dicono è la città più inquinata d'Italia, e invece è la città in cui si vive più a lungo, e quindi ci sono più vecchi a Milano in percentuale rispetto a posti meravigliosi pieni di pinete che dovrebbero essere salubri, no? Che poi questi vecchi mantengono un sacco dei giovani. Certo, perché fanno andare avanti le famiglie, spendono di più, guadagnano di più, aiutano i figli, i nipoti, eccetera eccetera. Però dicevo, se a Milano si campa di più che altrove, vuol dire che l'inquinamento fa bene. È chiaro. Senti, Dario Fo, che se n'è andato, mi è piaciuto il titolo che ha fatto il giornale. Sì. Dario Fu, sì. Mi è sembrato un bel titolo. E comunque tutti quanti hanno dovuto per forza ricordare che Dario Fo non è stato coerentissimo nella sua vita, è stato uno dei ragazzi di Salò, adesso era il nonno di Salò evidentemente, e quindi è un cacciatore di partigiani eccetera, poi ha cambiato completamente, è passato con i comunisti, però questo dimostra che gli estremisti restano estremisti anche se cambiano colore, cioè uno è estremista e lo è prima con la camicia nera, poi lo è con la camicia rossa, ma non cambia mai. E in effetti l'uomo era così, incoerente, anche se vuoi bravo come attore, però gli hanno dato un
Nobel che con la letteratura non c'entra niente. C'è un ricordo specifico relativo alla persona? Non è... Sì, perché quando eravamo insieme agli dipendenti, veniva spesso a trovarci in redazione lui e la moglie Franca Rame, perché lui si era esaltato perché noi facevamo una battaglia contro la Prima Repubblica, eravamo contenti che si potesse fare una specie di rivoluzione. Lui, dove c'era casino, si trovava a suo agio. Io non ho mai avuto niente con lui, anche se poi mi ha insultato, ma quello rientra, fa parte del gioco. Fa parte del... Senti, uno che ritorna, Baffetto o Baffino, si è rimesso D'Alema? Sai, D'Alema è animato anche da uno spirito di rivalsa, perché Renzi, non appena è arrivato nel partito, ha accantonato completamente Baffino, che aspirava ad un posto in Europa. Non gliel'ha dato, per cui c'è un po' di divore anche che anima l'atteggiamento di D'Alema, il quale comunque è stato abbastanza importante nel suo partito, un uomo intelligente, ma sai, non sempre l'intelligenza la usi bene, e quindi non sempre D'Alema non sempre fa delle cose. Non sempre l'intelligenza la usi bene. È intelligente la mossa di Renzi che annuncia l'assunzione 10.000 statali? Io sono molto perplesso. Anche. Sai a cosa serve, no, sta roba qua? Sì, sì, lo so cosa serve. A creare posti di lavoro, a creare voti anche in caso di referendum che ci sarà in dicembre, e poi probabilmente torneremo anche alle urne, prima o poi, quando ci sarà la legge elettorale. A proposito di referendum, nessuno ha capito niente, questo è chiaro. No? Ovvio. Nessuno, anzi, molti pensano che il cosiddetto Italicum, cioè la legge elettorale, sia una legge costituzionale, quando invece è una legge ordinaria e non viene sottoposta a referendum il 5 di dicembre. Ma tutta questa confusione fa sì che la gente voterà inconsapevolmente, in modo non informato, e quindi voterà a capocchia. Sì, secondo se gli sta simpatico, no? Sì, anche Renzi, sì. Perché lui l'ha personalizzato. Quindi sto tirar dentro 10.000 statali, insomma, aiuta. Secondo me è una manovra di questo tipo. Continuiamo a dire che la nostra burocrazia è troppo pesante, con degli organici pletorici, e anziché sfoltire questi organici, e noi adesso ne assumiamo 10.000, che sono tanti. Senti, e poi fa fuori Equitalia, no? Gli cambia nome, non si capisce. Sì, cambierà nome, perché poi qualche fesso che va in giro a riscuotere le tasse ci vorrà comunque, no? Dai, sono delle belle iniziative, diciamo. Sì, io però la gente ci casca ancora, secondo te? Sì, cioè, non lo so, perché poi anche se che ci caschi o no, il governo fa quello che ritiene più giusto fare. Le motivazioni poi sì, ciascuno di noi le può trovare. Senti, parlavano dei vecchi che sono a volte anche... la malattia ti fa paura, ti spaventa? La malattia sì, la morte non tanto, perché si pensa e si spera che arrivi all'improvviso, magari mentre dormi, così non la vedi. Perché sai, stare su un letto e magari 40 giorni in agonia con degli aghi infilati nelle vene o nelle arterie, non so dove si infilino gli aghi, e patire con la gente che ti gira intorno, poi magari arriva anche una tonaca svolazzante che ti vuole quando vedi il prete, cioè, lì cavoli amari, quindi la malattia è chiaro che è. Però la malattia, finché non è gravissima, tu la affronti. L'affronti e cerchi di guarire. È capitato a tutti di avere qualche guaio, anche a me, e l'ho affrontato con successo. Però non sarà sempre così, perché arriva, come fo, arriva il momento in cui più che vecchio non puoi diventare. Più che vecchio non puoi diventare. Qual è il tuo rapporto con la tecnologia? Perché tu, a differenza di molti altri, sei rimasto legato a quello strumento che anch'io usavo all'inizio, la macchina per scrivere, sì, che era bellissima, era bellissimo. Soprattutto siamo nati con quello strumento e per noi era una specie di prolunga delle mani. Poi purtroppo, quando ho lasciato il giornale per tornare a Libero,
ho dovuto imparare a usare quelle diavolerie lì moderne, si chiama iPad. Usando l'iPad adesso? Sì, ma faccio una fatica micidiale, mi sono dovuto violentare. Da quando? Da un paio di mesi a questa parte. Ah, non più la macchina per scrivere? Perché non c'è chi poi ricopia. Perché sai, ma con la macchina per scrivere dopo ci vuole uno che al computer lo compone. E siccome gli organici sono... ai minimi termini, le ragazze in grado di non fare errori nel copiare sono poche, e allora mi sono deciso a usare, che poi cioè, questa roba non l'avrei mai detta, lo so, una violenza, mi sono fatto violenza da solo. E poi gli altri, però io non riesco a usare neanche avevo un Nokia che era meraviglioso, funzionava, non li fanno più, ti informo, ho provato io a comprare, ma non ci sono più, ho dovuto comprare uno di queste baracche qui che si chiamano iPhone, no? E non riesco neanche a fare i messaggini, perché devi schiacciare dei tasti, ne schiacci una cosa e ne esce un'altra, non so se anche si ascolta, sì. Quindi è una cosa terribile, sono le tecnologie, sì, andranno bene ai giovani, io ho dei nipotini, anche piccoli, che le usano con una facilità estrema, purtroppo per me non è così. Fantastico, l'iPad, Feltri con l'iPad. Io lo odio, però lo devo usare per forza. Senti, qual è il tuo rapporto con Dio? Ci credi, non ci credi? Mentirei. Andiamo anche sul personale ogni tanto, certo. Perché ci piace. Io mentirei se dicessi che ci credo. Qualche volta mi sono anche sforzato, no? Ho provato a fingere con me stesso, ma proprio non riesco a credere che ci sia qualcosa oltre la morte. Io proprio non ci credo. Però gli ambienti della Chiesa in Vaticano, sei un giornalista molto stimato. Ma io perché stimano dire, un senza Dio? Io riconosco anche che la Chiesa fa delle cose eccellenti, sostituisce lo Stato laddove non riesce, per esempio nell'aggregazione dei giovani. Io da ragazzo, ma anche adesso succede così, ho passato la vita all'oratorio, non solo, ma se ho potuto studicchiare... Questo, cioè, riconosci questa funzione? L'ho dovuto ai preti che mi hanno aiutato, e pertanto io non posso parlare male dell'istituzione, che poi è piena di difetti, però io non ce l'ho con i preti. Però non chiedetemi di credere a una cosa che non mi entra nella testa, soprattutto. Magari nel cuore potrebbe entrare, ma nella testa no. E invece il demonio? No, vabbè, se uno faccio fatica a credere in Dio, figurati se credo nel demonio con le cornine, cioè no, cose che mi lasciano. C'è tutto un mercato attorno, sì, cioè, l'esorcista, sì, gente che si sente posseduta dal demonio, non lo so, io queste cose non credo. Senti, l'altro giorno, di questi episodi ce ne sono sempre, l'altro giorno c'è stato l'ennesimo stupro a Chiari, in provincia di Brescia, sì. Da parte di alcuni richiedenti asilo, due o tre, sono presi una ragazza in un parco, l'hanno violentata. La cosa non mi sorprende, perché abitualmente noi registriamo episodi di questo tipo, però bisogna anche dire che gli stupri, mi pare che su 10 stupri, 4 siano commessi da stranieri e 6 da indigeni, cioè da italiani. Quindi vuol dire che è un esercizio che commettono tutti. Ma la pena... Io poi non so come... Ogni tanto qualcuno è fuori, no? Qualcuno la fa franca, non si è fuori dopo poco. Ma questo riguarda il funzionamento della giustizia, che non è, diciamo, malandata soltanto quando affronta questi reati. Sappiamo che ha dei grossi problemi la giustizia, e andrebbero risolti quelli. Risolvere lo stupro è difficile, perché l'uomo spesso è cattivo, sbaglia e commette questi delitti. Beh, però poi salta fuori quello che va a castrazione chimica, gli vanno tutti dietro. Queste sono scemenze, però come fai a fare la castrazione chimica? Intanto bisognerebbe garantire un minimo di sicurezza, e invece noi continuiamo a umiliare le forze dell'ordine, anche i loro organici sono i più penalizzati. E poi non c'è rispetto per la polizia e per i carabinieri, tant'è che li processano continuamente perché magari non usano
non usano dare un mazzo di fiori a chi commette un delitto, e a volte quando un poliziotto interviene deve usare anche modi bruschi, ma, e non glielo perdonano, tant'è che in Parlamento si cerca di fare una legge che punisca i poliziotti anziché i delinquenti. Siamo al paradosso. Certo, e poi qualcuno si gira dall'altra parte, perché per 1.300 euro al mese cosa perché stai a tirarti rogne? In più, se hai una grana come poliziotto, ti devi pagare pure l'avvocato, perché lo Stato non ti difende, anzi ti persegue. Quindi siamo di fronte anche a una contraddizione, a un paradosso. Senti, sono spariti i terremotati, è sparito il terremoto, sono spariti quei temi. Perché guarda, ogni volta che c'è un... A parte, scusami, non si mettono neanche sui giornali, perché la gente gira pagine, no, infatti, cioè diciamocelo chiaramente, noi, diciamocelo chiaramente, e come lo facciamo noi lo fa. Se mettessimo il terremoto che c'è pieni di grane, sì, sì, prima sì, la gente gira, non compra il giornale, dice certo. Infatti qui quando qualcuno parla ma adesso bisogna vedere i terremotati, va bene, adesso lasciamo passare un po' di tempo, perché altrimenti non andiamo certo incontro ai gusti del pubblico. Noi, che questo è il nostro lavoro, il nostro lavoro, dobbiamo vendere il giornale, però la politica, eh sì, la politica sappiamo che dovrebbe invece essere costante nei soccorsi. Noi abbiamo fatto un titolo qualche tempo fa che diceva questa cosa: ai profughi, per i profughi spendiamo 35 euro al giorno, per i terremotati 25. Ecco, questo è un argomento che fa tornare... Questo viene anche i nervi, no? Quindi i poveri terremotati sono trattati molto peggio rispetto ai profughi. Ovvio che gli italiani poi alla fine diventeremo tutti razzisti se andiamo avanti in questa maniera. Bisognerebbe trovare il modo per non favorire gli stranieri a danno degli italiani. Senti, un'ultima domanda scema, ma tu hai mai visto i reality in televisione, questa roba qua? Che sono tipo Grande Fratello? Sì, quello dove delle persone famose o meno. Ah sì, l'Isola dei Famosi. Sì, questa roba qua. Guarda, non appena cominciati, parlo di 10-15 anni fa, ho dato un'occhiata per capire come funzionassero, anche perché erano una novità, e le novità noi giornalisti le dobbiamo vedere. Però io sinceramente mi annoiavo, e quindi poi io non ho più continuato. Adesso fanno il Grande Fratello VIP, no? Pagano delle persone famose. Non ho mai visto questo. E pagano delle persone famose per convivere in per una casa. Per fare i cretini. Sì, e fra l'altro ho notato, io non l'ho mai visto perché mi sono dimenticato, mi sono distratto. Vabbè, spera che... No, sì, insomma, ma magari per curiosità potevo dare un'occhiata, invece non l'ho fatto. Però ho visto i risultati, cioè i dati di ascolto, sì. Mi pare che questa versione del Grande Fratello abbia ottenuto un successo. Incredibili, sì, sì. Perché d'altronde la televisione, se li fanno le televisioni, è perché hanno il loro. Io sono dall'altra parte, a Quinta Colonna, ci occupiamo di problemi della gente, e la gente invece che non vuole pensare ai problemi, guarda tutta quella roba lì. Certo, io sono più attento alle cose che fai tu che non al Grande Fratello, questo è pacifico. Senti, ma se ti pagassero, perché poi tutto e tutti abbiamo un prezzo, se ti pagassero, sì, sì, per finire dentro là e fare Vittorio mi Feltri... Mi vergognerei tantissimo, guarda, io voglio anche vivere un po' in pace con me stesso, perché se cominci a litigare anche con te stesso alla fine, e allora non lo farei mai, non sarei allettato neanche dal denaro, questo no, perché... Il denaro piace a tutti. Paga bene dentro là, eh? Insomma, pensa anche che rottura di scatole star chiusi con degli altri imbecilli come te per delle settimane, dei mesi, insomma, è come andare in galera, più o meno. No, lascerei perdere. Senti, abbiamo scherzato, ma abbiamo detto anche tante cose concrete. Alla prossima, direttore. Alla prossima. Grazie.